Che cosa c'è scritto dentro la vostra fede? Perché noi abbiamo quel dono più grande che il Signore ci ha donato, la fede. La fede è un dono in quale non si può comprare da nessuna parte. La fede è una grazia. Affidare la mia vita di più al Signore. Quanti hanno questa difficoltà e vogliono strappare proprio Gesù la grazia. E dicono, lo voglio. Voglio la mia guarigione. Voglio la guarigione del mio figlio. Figlia, tanti. O voglio, Signore, ti prego, ma dentro del cuore c'è questo quasi ordine a Gesù. Noi non possiamo ordinare a lui di niente. Lui è il capo dell'universo, il re. L'abbiamo cantato poco tempo fa. Tu sei il re. È il Signore che decide i figli con umiltà del cuore. Ma sempre quando chiediamo Gesù una grazia, dobbiamo chiedere con umiltà del cuore quello che manca dell'uomo, la umiltà che disse, Signore, io ti chiedo ma è tua volontà. Sia e sia la tua volontà. E infatti, in questo anno giubilare dobbiamo capire che cosa significa confidare in Gesù la nostra vita. Io confido in te, tante volte diciamo, io sono la misericordia, ma io confido e noi sappiamo che significa confidare la vita d'altro. Di due che sono insieme, loro dicono io confido la mia vita a te e tu confidi la mia vita a te, perché sono sicuro la tua fedeltà, sono sicuro il tuo amore e sono sicuro che tu non mi abbandonerai. E questa è la grande dono, confidenza Gesù, che non mi abbandonerà mai, anche quando nella vita nostra ci sono momenti di prova, sembra tutto buio intorno di noi, che Gesù non mi abbandonerà, ma io devo vivere. Cari fratelli e sorelle, quando parlo della misericordia di Cristo, di come affidare la vita, mi vengono veramente nel ricordo questi ragazzi di una famiglia, vivono nell'isola di Lipari, le isole Orie, sapete dove si trovano. Sono venuti pochi giorni fa a Roma, loro padre è morto, aveva la malattia, il consumo dei muscoli. Ah, sono nati quattro figli, due figlie, due figli, con la stessa malattia. Ma oggi loro, tutti quattro, sono in sedia a terra. Thank you.
e lo regalo al Padre. E l'ho detto, scriviamo e mettiamo in qualche posto, possiamo incominciare, perché io dentro il palco, se qui, nasce un gruppo di persone che ogni 22 del mese, ogni 22, perché ogni 22 del mese c'è la processione dal Eremo di San Sciarpelle fino alla Santa Roma, in Libano. Vengano migliaia di persone. Vi posso dire che ogni anno vicino tomba di San Sciarpelle vengano 4 milioni di persone, ogni anno, come fosse tutto. Ho incontrato questi giorni a Roma Arcivescovo Nunzio Apostolico di Gerusalemme e Palestina, lui che proviene da Vicenza. Nunzio Apostolico mi disse a Roma che a Betlemme c'è la chiesa dedicata a San Sciarpelle. E Nunzio mi ha detto che questo tempo adesso quella chiesa è gremita tutti i giorni. E disse: i padri maroniti aprono la chiesa di San Sciarpelle a Betlemme alle 5 e chiudono di sera, e tutta giornata è piena di gente dal mondo. Lì c'è anche la reliquia di San Sciarpelle. Se un giorno nascerebbe qui quel culto ancora di più, io porterei anche la reliquia per sempre a questa parrocchia. E quella reliquia inseriremo vicino a questa immagine. Se nascerà questo culto, niente sforzarla, ma immagine c'è. Quanti pregheranno, riceveranno la sua grazia. Vagabondo, sacerdote vagabondo, posso chiamare così. Nella mia macchina c'è la mia casa, c'è tutto, e sto facendo tanti chilometri. Da 5 anni ho fatto 650.000. Neanche 5 anni sono passati. Passerà da luglio prossimo e io ho già fatto 650.000 chilometri. Diciamo, consumando 2 macchine per questo viaggio. Ben apostolato. Quando l'ho incontrato Santo Padre Francesco, giovedì santo, proprio improvvisamente, voi non potete immaginare, sono stato vicino alla Basilica San Pietro con altri sacerdoti, perché era giorno giovedì santo. A un certo momento esce il Papa e io ero con tanti altri mezzi, ma avevo la stola con l'immagine di San Sciarpelle. E Santo Padre viene da me. Allora io lo baciai la mano. E pensavo che lui voleva parlare con altri e basta. Ma il Papa disse: voglio che tu mi racconteresti la tua vita. Allora io rimasto molto sorpreso. Santo Padre, è troppo lungo raccontare la mia vita, perché io ho cominciato a spiegare e lui ha voluto ascoltare tutto.